Igor Stravinsky fu uno dei più straordinari compositori e direttori d'orchestra del XX secolo. Fu un esule, infatti dopo la rivoluzione del 1917 Stravinsky emigra in Francia, dove verrà poi naturalizzato francese, e poi negli Stati Uniti. Il rimosso nella vita della persona assomiglia un po' al burattinaio invisibile che muove i fili della nostra coscienza. Per tutta la vita chi parlava con Stravinsky aveva la percezione di parlare non con un russo, ma con un cittadino del mondo, e lui stesso pensava questo di sé. Nel 1928 dichiarava a un giornalista svizzero: "Io non mi sento particolarmente russo, io sono un cosmopolita". A Parigi avvenne il suo cambiamento estetico, lì conobbe Proust, Picasso, ma anche Coco Chanel, che divenne la sua amante e che trasformò l'uomo schivo e intimidito arrivato nel 1920 nell'uomo duro col monocolo. Vestito con eleganza e ritratto con i suoi ipnotici occhi asiatici da Picasso. E poi l'ascesa di Hitler lo costrinse ad emigrare oltreoceano. Insegnò ad Harvard per un anno, poi trovò rifugio a Los Angeles, dove a Hollywood comprò una casa che diventerà il suo focolare per i successivi 30 anni. Prima di lasciare la Russia aveva perso il padre, due fratelli, una sorella. Ripensare al passato per lui significava soffrire. Pensate che nel 1955 Stravinsky rifiuta un invito per un concerto a Helsinki perché troppo vicina a una città che lui non desiderava rivedere. Gran parte di tale antipatia era comprensibile, era la reazione dell'emigrato al regime sovietico che aveva rifiutato la sua musica e lo aveva così privato della sua terra. Amava Roma e Venezia perché gli ricordavano Pietroburgo. 1953 muore Stalin, inizia il periodo del disgelo e poi colpo di scena. Nel 1962 Stravinsky accetta l'invito da parte del governo sovietico di visitare il paese in cui era nato. Lui ha quasi 80 anni. Erano passati 50 anni da quando lui aveva messo piede in Russia l'ultima volta. Di fronte a quella scelta di accettare l'invito c'era un complesso groviglio di emozioni. Da emigrato Stravinsky aveva sempre dato l'impressione di voler ripudiare ferocemente il suo passato russo. Stravinsky aveva sempre detto al suo amico fidato e musicista Robert Kraft che quando lui ripensava alla sua infanzia a San Pietroburgo ripensava come a un momento in cui avrebbe presto mandato al diavolo tutti e se ne sarebbe andato. Fu pertanto enorme lo stupore di Kraft che partecipò al viaggio di Stravinsky perché non lo aveva mai visto in quelle condizioni emotive. 21 settembre 1962 l'aereo sta atterrando a Sheremetyevo. Era completamente in preda all'emozione e al turbamento. Quando si aprì lo sportello, fece un lungo inchino come da tradizione russa, gesto che non faceva ormai più nessuno in Unione Sovietica. Quel gesto veniva da un'altra epoca, esattamente come gli occhiali da sole che lui portava e che servivano per ripararsi dai flash delle televisioni e che rappresentavano l'altra sua vita, quella hollywoodiana. Nei 5 giorni da quando era arrivato in Russia, la personalità di Stravinsky era stata rivoltata come un calzino. Rivisitò il teatro Mariinsky e la sua vecchia casa, questa qui, sul canale Kryukov. Gli mostrarono il palazzo dove oggi c'è la targa, dove lui aveva vissuto i primi 24 anni della propria vita. Stravinsky non mostrò alcuna emozione. Più tardi confidò a Kraft: "Ma non potevo mica lasciarmi andare, fu qualcosa di potentissimo. Che i russi hanno l'abitudine di bere e di spalancare il proprio cuore durante gli innumerevoli brindisi che sono tipici di ogni pranzo o cena". A un certo punto venne il turno di Stravinsky, che tra i presenti era quello con la più bassa gradazione alcolica, ed esclamò: "Un uomo ha un solo luogo di nascita, una sola patria, un solo paese, può avere un solo paese. Mi rammarico di aver lasciato la Russia. Non ho lasciato la Russia di mia volontà, anche se c'era molto nella Russia dell'epoca che non mi piaceva, e nella Russia in generale. Ma il diritto di criticare la Russia è mio, perché io l'amo. La Russia è mia e non concedo questo diritto a nessuno straniero". Possiamo immaginare la reazione di Kraft, che mai si sarebbe immaginato di sentire queste parole da Stravinsky. Orlando Figes chiude così il suo bellissimo La danza di Natasha, precisando: "Ogni parola era stata pronunciata consapevolmente".